Che cosa c'è a metà tra un restyling molto profondo e un'auto del tutto nuova? Secondo me la versione 2019 di Audi Q7, un'auto che non viene rivista soltanto nel design degli esterni con paraurti anteriore, posteriore ovviamente i gruppi ottici, ma che aggiunge tantissimi contenuti tecnici che di fatto rappresentano una novità assoluta per questo modello. Non cambiano le dimensioni, abbiamo sempre 3 metri di passo, 5 metri di lunghezza, 1,97 m di larghezza, 1,74 m di altezza e un peso che supera i 2000 kg. Certo, la stazza si fa sentire. Guardiamo un po' le novità per quanto riguarda l'esterno. Dicevo, paraurti con questa nuova calandra single frame con i 6 listelli cromati e questi gruppi ottici che sono ovviamente dei full LED, ma che da oggi per la prima volta sulla gamma Q aggiungono anche la firma luminosa laser. Il laser è disponibile nell'ultimo livello, ovvero i Matrix LED HD. Normalmente si parte con i fari full LED, aggiungiamo il LED Matrix e arriviamo poi all'ultimo allestimento con lo spot laser per andare a incenerire chi sta di fronte a noi e non vuole spostarsi quando chiediamo strada. Sto scherzando, ovviamente serve soltanto per migliorare ancora di più le performance in fatto di illuminazione. Il posteriore anche riceve in dote questo listello cromato orizzontale che congiunge i due fari, anch'essi ovviamente full LED, e qui in basso c'è il nuovo paraurti con questi finti scarichi. Lo so che a tanti questa cosa fa impazzire, ma io mi chiedo sempre che cavolo ci facciamo con gli scarichi della GT3 RS sotto un motore diesel. Vabbè, lasciamo perdere. Vi faccio vedere anche il bagagliaio, 865 litri di capacità che arrivano oltre i 2000 quando andiamo ad abbattere gli schienali. Spazi per i traslochi, per la famiglia e anche per gli amici dei bambini. Lo spazio è proprio una delle caratteristiche, delle migliori carte che questa vettura ha da giocarsi, ma parliamo anche delle novità a livello tecnico, perché sotto il cofano ci sono 3 V6 che per la prima volta vengono abbinati sulla Q7 ad un impianto mild hybrid a 48 volt. Questo ci dà la possibilità di accedere alla funzione veleggio dai 55 ai 160 km orari e di attivare lo stop and start dai 22 km orari. In termini di efficienza ci sono dei vantaggi riscontrabili a livello pratico. Le potenze, si parte dai 340 cavalli per il benzina e per il resto ci sono i diesel da 286 cavalli e 231 cavalli, che probabilmente sono quelli più apprezzati all'interno del nostro mercato, dove l'auto a livello di mix ha il 98% dei clienti che l'acquistano col diesel. Altre novità tecniche sono l'arrivo delle 4 ruote sterzanti, che sono un optional, come le sospensioni pneumatiche, che possono variare l'altezza della vettura a seconda della situazione. Nei tratti autostradali ad esempio scendiamo di 30 mm per essere più efficienti anche dal punto di vista aerodinamico, mentre nella modalità off-road ci alziamo di 60 per tenere la scocca più lontano dalle asperità del terreno. In modalità off-road tra l'altro abbiamo anche la modalità ESC dedicata. Non solo, sono disponibili anche quelle in variante sportiva che di base abbassano l'auto ancora di 15 mm. Dal mondo Q8 infine arriva anche la stabilizzazione attiva del rollio, che può contare su 2 motorini elettrici molto, molto compatti posti in corrispondenza degli assali che gestiscono le 2 sezioni della barra stabilizzatrice, andandola ad unire o a distaccare a seconda se chiediamo un comportamento più dinamico, più sportivo, o se semplicemente cerchiamo un pochino più di comfort. Parlando di comfort, vi faccio vedere anche come si sta all'interno della Q7, che è proprio come essere in salotto a casa. Accedere è semplicissimo, tanto spazio per la testa, si sta bene anche al centro visto che il tunnel è parecchio basso. Vedete, abbiamo la possibilità di andare a regolare la climatizzazione e se vogliamo stare ancora più comodi possiamo abbattere, anzi reclinare lo schienale. In questo caso siamo veramente in poltrona, pronti per andare sulla luna. Le novità però per l'interno sono principalmente all'anteriore, dove troviamo anche qui l'eredità del Q8 con il sistema MMI Touch Response, la navigazione con Google Earth e tutte le funzioni che derivano da questo sistema, come la connettività, la possibilità di vedere gli aggiornamenti del meteo in tempo reale e tantissime altre funzioni. I materiali, gli assemblaggi sono di altissimo livello, qui abbiamo anche il sedile optional con il poggiotesta integrato. E detto questo, direi allora di andare a vedere come se la cava su strada questa nuovissima Q7. Andiamo a vedere.
Sapete? Credo di aver trovato l'auto perfetta per chi è appassionato di viaggi, ma purtroppo ogni tanto ha un po' di nostalgia di casa, perché con questa Q7 potete fare tutta la strada che volete e vi portate dietro tutto lo spazio che avete a casa. No dai, scherzi a parte, come va questo bestione qui in queste tortuose stradine irlandesi? Allora, ovviamente lo sappiamo tutti, il baricentro è piuttosto alto, bisogna andare a gestire anche una massa importante, per cui non voglio parlare di sportività, ma come vi ho detto, gli interventi a livello tecnico per quanto riguarda le sospensioni e la sterzatura integrale si sentono e in questi tratti fanno sentire la Q7 un po' più a suo agio. Diciamo, spingere è forse un po' stupido per il tipo di mezzo che stiamo guidando, ma nei cambi di direzione in queste stradine strette con curve parecchio chiuse si lavora molto meno con lo sterzo, grazie anche alla possibilità di avere il retrotreno che sterza in controfase come in questo momento all'incirca di 5 gradi, che non è assolutamente poco. Il passo va virtualmente a ridursi e anche per quanto riguarda il comfort abbiamo un'auto che è parecchio migliore rispetto al modello precedente. Il motore invece abbiamo detto 286 cavalli, per cui purtroppo super bollo nel nostro paese, sì, non è una cosa che fa impazzire, soprattutto pagare il super bollo su un diesel, ma con 600 Newton per metro di coppia andate dove volete con un filo di gas davvero anche in questo frangente. Le rumorosità stanno lontane dall'abitacolo grazie anche a un'ottima insonorizzazione. Direi l'aspetto che emerge di più a livello di rumore dell'esterno è il rotolamento delle gomme, ma questo dipende anche poi dal fondo stradale su cui state viaggiando, ed è una sorta di testimonianza di come questa Q7 sia a suo agio un po' in tutte le situazioni. È vero che il suo habitat naturale sicuramente è l'autostrada, ma anche in una scampagnata come quella che stiamo facendo oggi si difende bene. Non ve la faccio nemmeno vedere in dynamic, perché secondo me è un po' stupido spingere con un mezzo del genere, ma assolutamente per quanto riguarda il comfort non c'è niente da dire. Tramite il Drive Select, volendo, potete anche scegliere la configurazione individuale, per cui andare a settare in maniera diversa sterzo, sospensioni, volendo c'è anche la modalità off-road se vi volete avventurare in qualche stradina un pochino più dissestata. Tra l'altro, con il sistema mild hybrid a 48 volt possiamo approfittare del veleggiamento, in questo caso l'auto manda il motore a dormire e abbiamo questi 40 secondi dove il motore si stacca e lascia spazio appunto al mild hybrid. Non è un sistema che ovviamente ci consente di salvare dei litri di carburante, noi per adesso con il computer di bordo abbiamo rilevato all'incirca, quindi è un dato da prendere un po' con le pinze, poco più di 10 km con un litro, che non è male considerato la stazza della vettura. Per il resto direi che l'ergonomia generale è ottima. Tramite il virtual cockpit potete scorrere le varie schermate e andare a visualizzare le informazioni che ritenete più necessarie. Il nuovo modulo qui nella console centrale vi dà accesso alla connettività e tantissime altre funzioni rispetto al modulo precedente. Direi che anche per quanto riguarda la posizione di guida, la visibilità in generale, non c'è davvero niente da dire. Quello che dico io è: tutto questo si potrebbe fare con una bella A6 Avant? Sicuramente sì, anzi probabilmente potreste farlo anche un pochino meglio, ma in generale in questo momento il segmento che trae il mercato è quello dei SUV e Audi fa molto bene secondo me a investire in questo segmento, dove la concorrenza tra l'altro sta continuando ad affilare le armi. Quindi è anche giusto tenersi al passo per andare a rimpinguare le casse da cui si potrà poi attingere per lo sviluppo dei modelli che piacciono a noi appassionati. Modo o no, quindi c'è da dire che oggi il Q7 comincia ad avere il suo perché. Nell'intera gamma nessuno può sfidare le sue doti quanto a spazio e abitabilità, e se è vero che la 6 Avant ha qualcosa in più da dire dinamicamente, adesso il Q7, grazie a tutte le novità tecniche, ha notevolmente ridotto il gap. Tra l'altro, l'offerta è arricchita da 30 sistemi di assistenza alla guida e ADAS di secondo livello che durante il nostro test si sono rivelati precisi anche sulle tortuose stradine secondarie dell'entroterra irlandese. Prezzo? Non ci sono ancora i numeri precisi, ma stimiamo che la base di partenza si aggiri intorno ai 70.000 euro. E voi? Cosa ne pensate di questa Q7? Fatemelo sapere qui nei commenti di YouTube e ovviamente sul sito automoto.it. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!